Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo il primo video test di volo con il Simtu Fairy. Questo drone che è economico, che diciamo si pone sulla fascia del Tello, però non mi ha convinto appieno fino adesso. Adesso poi faremo il video, però in tante cose non mi ha convinto. Non mi ha convinto dal lato software, nel senso che secondo me è molto indietro, ci sarebbero molti aggiornamenti da fare, perché comunque si sconnette, non sempre si connette subito. Diciamo che abituati al Tello, dove l'applicazione lavora bene, dove il firmware lavora bene, qua secondo me si è un po' indietro da quel punto di vista. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è la stabilizzazione sia della fotocamera che del drone in overing. Cioè lui in overing, pur avendo il GPS e pur avendo il sensore ottico sotto, comunque non sta in overing fermo, si continua a muovere, se ne va un po' in giro, quindi questo crea una instabilizzazione anche della fotocamera, che comunque già non è stabilizzata molto bene secondo me, perlomeno ad oggi. Magari poi con qualche aggiornamento firmware queste cose potranno cambiare, ma ad oggi lui in overing non sta fermo, cioè il Tello sta molto molto più fermo, cioè il Tello sta immobile e ha solo i sensori sotto, non ha GPS. Questo, pur avendo anche il GPS, continua a muoversi, se ne va in giro, e la fotocamera non è stabilizzata secondo me benissimo, cioè quella del Tello è molto molto più stabilizzata. È vero che stabilizzare 720p rispetto a 1080p è una cosa molto più semplice ovviamente, però qua non ci siamo, cioè meglio 720p stabilizzati bene che 1080 stabilizzati un po' da mal di mare. Qua ovviamente non si perdono fotogrammi perché ha la micro SD, quindi registra direttamente la micro SD, quindi non si perdono fotogrammi come succede con il Tello, anche se devo dire che con il Tello e con gli ultimi aggiornamenti è migliorato tantissimo, i fotogrammi sono diventati veramente pochi quelli che si perdono, però abbiamo sempre una registrazione a 720p, qua è 1080. E la fotocamera in realtà non è male come qualità video, è proprio la stabilizzazione che per adesso non ci siamo. Quindi adesso facciamo un po' di prove e poi ognuno tirerà le sue conclusioni. Magari poi faremo anche altri video, perché avendo una batteria sola ovviamente non credo che possa riuscire a provare magari tutto oggi. Però adesso facciamo un po' di prove, poi tirerete le vostre conclusioni su questo video e poi sugli altri. Quindi ragazzi, adesso proviamo magari ovviamente registrare il video per vedere com'è la stabilizzazione, poi ve lo faccio vedere in overing così anche voi vedete com'è stabilizzato in overing rispetto magari al DJI Tello, poi proviamo magari il return to home a vedere come lui torna, quindi facciamo un po' di prove, perché poi dal punto di vista del divertirsi nell'adoperarlo, quello sì, perché comunque va a circa 40 km/h, quindi dal punto di vista del divertimento nel farlo volare, quello assolutamente c'è. Quindi ragazzi, adesso prepariamo tutto e iniziamo queste prove col Simtu Fairy. Ok ragazzi, ci siamo. Adesso vedete il radiocomando, il LED non lampeggia più, quindi si è connesso al drone. Però spesso lui si connette al drone, ma poi quando usiamo l'applicazione non sempre decolla. Questo soprattutto succede, ho visto, con iOS. Adesso in questo momento sto usando un telefono Android, quindi adesso andiamo a provare a connetterlo. Quindi dobbiamo ovviamente andare nelle impostazioni del telefono, andremo su wifi, vedete che l'ha già trovato e si è già connesso. In questo momento sono connesso con il 5G perché lui ha la doppia frequenza, 5,8 2,4, si può scegliere dall'applicazione quale vogliamo usare. Adesso vi faccio vedere, vedete che qua in basso a sinistra, se noi clicchiamo, ci chiede quale vogliamo usare. Adesso sto usando la 5,8 perché ho visto che a livello video era un po' meglio il ritorno d'immagine, però sicuramente a livello di distanza no. Però vabbè, per fare queste prove adesso usiamo questo, poi magari lo proviamo a 2,4. Adesso proviamo a connetterci. Qua ci chiede se vogliamo usare il telefono come controller o il suo radiocomando, quindi selezioniamo il radiocomando. Ok, e vedete che adesso lui è connesso, quindi già questo passaggio con iOS è un po' più critica, nel senso che spesso si blocca l'immagine, non si connette quando si usa il radiocomando. Cioè in abbinamento al radiocomando, quando selezioniamo radiocomando perché stiamo usando il radiocomando, c'è un bug o qualcosa per cui tante volte non funziona, bisogna rifare o cose di questo tipo. Quindi
adesso è tutto pronto, proviamo a decollare. Ecco, vedete che si è acceso, è decollato, adesso ho scattato la foto. Ok, vedete che il hovering non sta fermo, questo adesso scende, si sposta, adesso provo anche a spostarmi un po' lateralmente. Vedete che lui non sta fermo immobile, se ne va un po' in giro, cioè sale, viene un po' avanti, sembra un po' il Parrotanafi che se ne va in giro per i fatti suoi quando era in hovering. Vedete, cioè abituati con il tello che sta fermo immobile all'altezza che lo si lascia, questo se ne va un po' in giro ed è strano perché ha sia il GPS che il sensore ottico sotto e vedete che prende 13 satelliti in questo momento. Poi per il resto l'applicazione è molto carina, semplice, vedete che abbiamo il numero di satelliti, se siamo, abbiamo il GPS attivo, la distanza, l'altezza, anche l'altezza, vedete che mi dà 2,3 metri d'altezza, ma in realtà sarò a un metro d'altezza, quindi non è reale neanche quello che lui legge dal suolo, non so che cosa stia leggendo in questo momento, ma è una cosa che ho notato, che spesso l'altezza che lui rileva non è quella reale. Adesso proviamo ad alzarci, andiamo indietro, ok, vedete la stabilizzazione, poi ognuno tirerà le sue conclusioni. Secondo me, abituati con il tello, questa stabilizzazione non è a quel livello, però ripeto, questa è una stabilizzazione a 1080, è più difficile da stabilizzare, avrebbe sicuramente bisogno di un... Tipo adesso sta atterrando senza un motivo, vedete? È atterrato, ma nessuno gli ha detto che doveva atterrare, l'ha deciso lui. Andiamo a recuperarlo, cioè secondo me c'è un problema software per cui... c'è un qualcosa per cui lui non funziona molto bene, nel senso che ogni tanto o spesso fa quello che c'ha voglia. Quindi adesso proviamo a fare una prova cambiando magari la frequenza a 2,4, vediamo. Ci mette un po' a fare il cambio frequenza, non è immediato. Ok, ha fatto il cambio frequenza, adesso riavviamo il tutto. Ok, adesso vediamo se lui si connette. Ok, in teoria è connesso. Adesso usciamo, ritorniamo nell'applicazione, quindi ci connettiamo, radiocomando, ok, siamo connessi e adesso ci riproviamo, proviamo con questa frequenza a vedere se è meglio di quella di prima, perché avete visto come lui ha perso il segnale o quello che era, ha fatto quello che ci aveva voglia e atterrato, ma ero a tipo 7-8 metri da me, non è che ero molto lontano. Dovrebbe andare a 150 metri, quindi vabbè. Quindi accendiamo i motori. Vedete che c'è sempre questo problema, che quando si usa il radiocomando in abbinamento all'applicazione, spesso e volentieri succede questo, cioè si sconnette, si riconnette, fa quello che c'ha voglia. Adesso proviamo a fare la prova, che di solito è quello che faccio, che se uso solo il radiocomando senza l'applicazione va tutto benissimo. Se uso solo l'applicazione, cioè uso il telefono come controller, va tutto benissimo. Quando li metti in abbinamento insieme, sia con iOS che con Android, spesso e volentieri, anzi la maggior parte delle volte, è raro che vada tutto bene, succede questo. Quindi adesso proviamo ad usarlo solo con il telefono, quindi cosa facciamo? Usciamo dall'applicazione, quindi ci connettiamo, selezioniamo telefono come controller. Ok, e vedete che si è connesso subito. Adesso vado a decollare. Ok, adesso è decollato. Facciamo partire la registrazione. Saliamo un po',
vedete che non ha una grande stabilità. Adesso salgo, poi c'è anche un filo d'aria, ma non è vento, è proprio un filo d'aria che probabilmente neanche il tello avrebbe avuto grossi problemi con quest'aria. Lui un po', vedete che fa quello che c'è voglia, si muove a destra, a sinistra. Adesso mi allontano, se riesco, provo a allontanarmi, vedete che sale, si sposta da solo, cioè fa quello che c'ha voglia, vedete? Non ha una posizione vera, adesso è tornato qua ma nessuno, vedete che si è pure sconnessa l'applicazione. Vedete? Adesso sta fermo, adesso provo a allontanarmi, ma è instabile. Ed è quello che vi dicevo prima, ha un qualcosa per cui ha bisogno di un serio aggiornamento firmware per risolvere praticamente un sacco di problemi. Tipo adesso vedete, viene avanti e torna qua, ma perché? Ma fa quello che c'ha voglia. Si è risconnessa l'applicazione, vedete che l'applicazione continua a sconnettersi senza un reale motivo. E questo disconnettersi l'applicazione succede di più con Android che con iOS. Però il problema invece del controller in abbinamento al telefono succede praticamente sempre. Quindi adesso mi allontano, vedete? Adesso lo prendo, se riesco, l'applicazione si è sconnessa, lui sta cercando forse di atterrare. Ok. Adesso vado a chiudere l'applicazione. Ok, adesso invece mettiamo giù il telefono e usiamo solo il suo controller senza mettere il telefono. Lo so che è una cagata, perché avere un drone con la fotocamera e usare il controller senza il display è veramente una cosa inutile. Quindi giusto per farvi vedere come invece, senza usare l'applicazione ma usando solo il controller, il drone, diciamo, si comporta secondo me bene. Bene, ma non benissimo, Bene rispetto a come si comporta con l'applicazione. Ok, adesso decolliamo, così magari proviamo un return to home. Allora, a livello di stabilità quello non cambia niente, perché secondo me c'ha proprio dei seri problemi nel sensore ottico, probabilmente, che legge il terreno, che probabilmente non è un granché. Adesso proviamo a... vedete come si muove come ballerino in tutti i sensi? Ok, ci allontaniamo, però vedete come con il suo radiocomando la ricezione tra i due dispositivi è molto molto migliore. Vedete com'è divertente da guidare, anche perché va velocissimo, cioè quindi è molto divertente da guidare, vedete? Adesso proviamo un return to home, quindi vado a schiacciare il return to home e vediamo lui che torna, vediamo dove va a atterrare, probabilmente se ne va proprio da un'altra parte, vediamo. A parte che ci mette tipo 20 minuti a scendere, ovviamente sbaglia il landing, però vabbè, quello non è che possiamo pretendere che vada a beccare landing tipo DJI ovviamente, o tipo Autelivo, quindi diciamo che però ha sbagliato di un metro, non è neanche stato un errore così scandaloso dal punto di vista del return to home. Quindi ragazzi, vedete che se io uso il radiocomando e non uso l'applicazione, il drone da pilotare è divertente, se ne va pure abbastanza lontano, in teoria dovrebbe andare a 150 metri. Ok ragazzi, questo primo video con il Sim to Fire finisce qua. Vi ho già detto tutte le problematiche, che anzi le avete viste. Con il suo radiocomando, senza usare l'applicazione, va bene, però ovviamente non si vede non si può registrare, perché nel radiocomando non c'è il pulsante di registrazione e soprattutto non si vede cosa si inquadra. Quindi
diventa un po' inutile da quel punto di vista, da usare, da far volare con il suo radiocomando senza usare il telefono, ma solo il radiocomando è divertente, va anche secondo me a distanze ampie, e diciamo che risponde bene ai comandi, anche il return to home non è stato male, ha mancato il landing di un metro, quindi nel senso non è funzionato male quello, ha un overing pietoso perché in overing avete visto che non se ne sta fermo neanche a piangere, cioè rispetto a DJI Tello non c'è un confronto, sebbene questo al GPS. E con l'applicazione avete visto che anche solo a usare l'applicazione a un certo punto fa quello che vuole, ho rischiato di andare contro le piante, è atterrato due volte, è atterrato dove aveva voglia, e questo praticamente succede quasi sempre e mi è successo poche volte, anzi non l'ho provato tanto, però delle volte che l'ho provato poche volte diciamo l'applicazione ha funzionato bene sempre da sola, perché con il radiocomando ha quasi sempre dato problemi. Da sola ogni tanto funziona bene, non ho ancora capito se è meglio con iOS o con Android, secondo me va aggiornata, nel senso che forse le interferenze del wifi, boh, non lo so, quindi non so cosa dirvi, però diciamo che a oggi ha veramente tanti problemi secondo me dal punto di vista firmware e software, secondo me finché non vengono aggiornate queste due cose un drone secondo me anche no. Probabilmente aggiornando queste due cose probabilmente migliorerà, perché secondo me le potenzialità potrebbe averle, però adesso sono sfruttate secondo me al 50%, boh, una cosa così. Quindi ragazzi, se questo primo video con le Sim2Fire vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!